Buongiorno a tutto il popolo lagoriano, io sono Hans, tornato per voi con una piccola serie su questo fantastico gioco che è White Knight Chronicles 2. Per chi non lo conoscesse, spendo due parole dicendo che White Knight è un videogame uscito nel 2011 sviluppato dalla Level 5. Qua su YouTube video italiani di White Knight se ne vedono veramente pochi, nonostante la community italiana di White Knight sia tra le prime 10 in classifica, quindi abbastanza in alto praticamente. Per chi non conoscesse il genere, possiamo dire che è un GDR, quindi è molto simile ai Final Fantasy per quelli che non sanno cosa è. Bene, detto questo, vorrei iniziare una piccola serie per farvi conoscere questo meraviglioso gioco che ha, come ho già detto, una tra le community migliori del mondo. Volevo fare una piccola guida introduttiva al vasto mondo di questo videogioco che è White Knight, esplicitando i pregi e i difetti delle classi, del gioco e di tante altre cose, e come utilizzare al meglio delle classi e piccoli tips, piccoli suggerimenti che potranno essere utili caso mai vi vorreste avvicinare a questo fantastico gioco. Siccome questo è il primo episodio, prima di bombardarvi inutilmente di notizie e cose del genere, siete pregati di lasciare un feedback qua sotto dicendo se vorreste vedere altri episodi di questa serie, visto che si tratta di un gioco che non è del tutto convenzionale, quindi a molti potrebbe non piacere. Ma ora basta con i convenevoli e partiamo subito. Allora, iniziamo col dire che, come tutti i GDR, White Knight si basa su un sistema di classi. Ciò significa che potremo scegliere che armi utilizzare e in base a questo decidere come aiutare i propri compagni nelle sfide online. Infatti, la prima regola per vincere, credo che sia ovvio, è avere una squadra equilibrata. Il sistema di classi io personalmente lo suddivido in 3 categorie che ora vi elenco. Sono quelle di attacco, di supporto e quella mista. Ognuna di queste categorie comprende diversi tipi di classe. Ad esempio, nella categoria di attacco abbiamo sia l'ascia e il martello che sono nello stesso slot, ossia impariamo a utilizzare il martello, impariamo a utilizzare l'ascia allo stesso tempo, e lo spadone lungo che è di una classe a parte insieme alla katana, se non sbaglio. Quello che vedete utilizzare a me, ad esempio a me in questo gameplay, è l'ascia. La categoria di attacco è ottima appunto per infliggere il massimo dei danni ai nemici, però purtroppo ha anche dei difetti, infatti deve essere sempre supportata poiché esaurisce subito i punti mana che ti permettono di attaccare. E questo ci porta appunto alla seconda categoria, il supporto. Il supporto deve appunto supportare e aiutare i compagni. Sono le classi migliori, sono quelle ad esempio con l'arco, che è utilizzato combinatamente con la magia curativa, riesce ad avere un buon diciamo attacco e supporto, ma soprattutto è qualcosa che deve molto aiutare gli altri, quindi attaccherete veramente poco. Oppure anche la lancia, sempre combinata con la magia curativa. Ad esempio, se utilizzerete l'arco, dovete sempre aiutare coloro che attaccano, ad esempio come quelli con l'ascia, con la spada, dando punti mana e curando ovviamente i punti e ferite, queste cose qua. Questa è una piccola parentesi, anche se molti quando usano l'ascia preferiscono non essere, diciamo, curati, perché con i punti di vita minori danno molto 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 più danno, ma di questo ne parleremo molto più avanti insieme alle abilità e queste cose qua. Infine abbiamo le classi miste, ossia quelle classi che possono infliggere seri danni ma possono anche aiutare i compagni. La prima classe ovviamente è quella del mago, che utilizzando sia la magia elementale, ossia quella fuoco, acqua, ghiaccio, terra, quelle cose là, insieme alla magia curativa è un mix perfetto per curare e attaccare. Infine abbiamo anche le spade corte o le mannaie. Anche se le mannaie le ho visto usare veramente pochi, anche perché le spade corte sono più fighe da vedere. Quindi, a parte questo, sono molto utili per attaccare pesantemente gli avversari, però hanno molte abilità, molte per modo di dire, per dare esempio punti mana o aiutare comunque i compagni che sono caduti in battaglia. In generale, queste erano le classi di White Knight. Ma ora passiamo al come faccio a farmi una classe? Salendo di livello guadagnerete dei punti. Questi punti poi possono essere spesi tramite un menu, nel menu abilità, in qualsiasi tipo di classe. Quindi potete utilizzare ad esempio l'ascia e nello stesso momento avere delle abilità con l'arco o col mago che aiutano appunto i compagni ad avere punti vita o punti mana. Inoltre, in caso di necessità, potete subito scambiare la vostra arma, ad esempio l'ascia,
con un arco o con lo scettro del mago in caso vedete che i vostri compagni sono tutti ash o tutti... Comunque, potete cambiare subito il vostro equipaggiamento, diciamo. Bene, a grandi linee ho cercato di spiegarvi al meglio il mondo di White Knight, che è veramente vastissimo. Quindi ora ditemi voi se volete altri episodi di questo gioco, visto che non credo che a molti piacerà, oppure durante tutto il video avete sentito un'irrefrenabile voglia di vomitare arcobaleni sulla tastiera. Quindi fatemelo sapere con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, ci sentiamo alla prossima, smettete di vomitare arcobaleni, au revoir, Danz è tutto, ciao ciao!